oggi questa parola che abbiamo ascoltato, che la Chiesa ci ha donato, è una parola che lascia trasparire, che la emana ciò che il Signore ha sempre portato nel cuore, perché ogni pagina della parola ci parla di Dio, del progetto del Padre e di come questo progetto si è realizzato. E quindi è una parola che dà vita, che rigenera vita, che a modo suo, non a modo nostro, trova strade sempre nuove e sottolineature, profumi sempre nuovi, insomma, per toccarci, per coinvolgerci e per farci entrare in questa storia della salvezza. È vero, di fronte alla parola si può reagire in tanti modi. I farisei reagiscono in un certo modo. Potremmo dire, dopo 2000 anni di storia, il beato Timoteo ha reagito in un certo modo. Anche noi ne siamo coinvolti, anche noi possiamo avvicinarci, alle volte allontanarci, però anche a noi è affidata la possibilità, anzi la necessità, di fronte alla parola di prendere posizione, cioè insomma di lasciarci interrogare, provocare, coinvolgere. In particolare una semplice sottolineatura, a partire proprio da questo brano del Vangelo. In quel tempo Gesù stava parlando, si mise a tavola, il fariseo lo vide e si meravigliò che non avesse fatto le ablazioni prima del pranzo. Pensate, cioè, chi vede, non lo so, le altre, e guarda, rimane meravigliato. C'è chi si meraviglia, ma guarda che bella stanza con i fiori. C'è chi dice, ah, guarda che c'è questo amico, non l'ho mai visto. Il fariseo invece vede solo una cosa, vede quello che il Signore non ha fatto, ovvero non ha fatto le ablazioni. È proprio vero che c'è una selezione percettiva, implicita, cioè iscritta dentro di noi. Uno vede ciò che vuole vedere. Il resto, spesso e volentieri, non lo vede. Poteva vedere tutt'altro il fariseo, poteva vedere mille altre cose in quella scena, in quella situazione. Poteva vedere come Gesù salutava i presenti, cosa Gesù stava dicendo, cosa Gesù in qualche modo sì, stava comunicando. Lui vede ciò che non ha fatto. Non aveva fatto le abluzioni prima del pranzo. E allora Gesù, di fronte a questa posizione, a questo suo atteggiamento del fariseo, interviene, prende la parola e dice: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere, del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattività. Anche Gesù vede e anche Gesù ha un punto di vista, ha una selezione percettiva, cioè anche lui, Gesù, vede quello che vuole vedere. Ma la domanda che può nascere è: che cosa vuole vedere il Signore? Quindi che cosa vuole vedere circa questo fariseo, circa i presenti, circa ognuno di noi? Di fronte all'esterno e all'interno, di fronte appunto a questa immagine, certo, il Signore vede che questa persona probabilmente è continuamente dissociata tra l'interno e l'esterno. Non è una persona unificata, non è una persona una,
E Gesù, sottolineando, usando queste parole, aiuta anche noi a prendere questa consapevolezza. C'è una vita che può essere vissuta in maniera dissociata. C'è una vita che si appoggia sulla parvenza, di fronte alle quali appunto le abluzioni rassicurano. Compiere la legge, insomma, fa bene, ci mette la coscienza a posto. Sì, psicologicamente anche siamo ben contenti. Ma che cos'è invece, qual è invece il punto di vista del Signore? Qual è il suo modo di vederci, il suo modo di vedere la storia, di vedere gli altri, di vedere gli ultimi, di vedere i poveri? È appunto il suo modo, il modo di vedere secondo colui che per amore dona la vita, e donando la vita crea comunione, crea una famiglia, crea, come dire, una fraternità, coglie sicuramente il fatto che l'uno di fronte all'altro è un fratello e non un qualcuno che non copie totalmente la legge. E allora, ecco, questa pagina come ci aiuta anche a ripercorrere la vita di Gesù, a intuire sempre il mistero della sua vita. E qui è vero quanto ci dice Paolo ai Galati, la questione è quanto anche noi, loro come noi e noi come loro, siamo liberi. Liberi da tutte queste regole che apparentemente salvano, ma di fatto legano. La libertà nasce dalla consapevolezza di essere figli di un padre e tra di noi di avere un rapporto che è la fraternità. Siamo figli, siamo fratelli, cioè, siamo sorelle. La consapevolezza che ci accomuna non la legge, ma appunto lo stesso Padre. Questo ci rende liberi. Da questo punto di vista, non so se avete avuto l'occasione di così prendere sotto mano il commento che il Beato Timoteo ha fatto nel 1947 al patto a segreto di riuscita e appunto commento, meditazione che lui ha fatto alle pie discepoli un anno prima di morire, quindi un po' di vita alle spalle c'è, no? E rileggo semplicemente due passaggi perché ci aiutano, come dire, ad entrare nella vita di Dio. E anche il Beato Timoteo ha un suo modo di vedere le cose. Anche lui usa una selezione percettiva. Anche lui, tra mille cose, potremmo dire, ne vede una. E qual è questa una? Qual è questo modo di vedere del Beato Timoteo la vita, la famiglia paolina, la Chiesa? Come vede? E allora, ecco per esempio una prima sottolineatura. Parla del segreto di riuscita e dice: è veramente una preghiera dei piccoli, di quelli che in famiglia si sentono nella casa di Dio, figli di Dio, sentono che Dio è Padre, che è il tutto e noi il niente, e quindi questi figli aprono la loro bocca a Dio e ottengono tutto. Il segreto di riuscita è veramente un segreto. È veramente un segreto di buona riuscita che ci fa arrivare dove non potremmo aspettare di arrivare da noi. Sono semplici queste parole, eppure sono vere. Perché, per esempio, Timoteo ripete una cosa molto vera per ognuno di noi. Il patto, il segreto di riuscita, è una preghiera dei piccoli, di quelli
ci dà tutto, certo, consapevoli che noi manchiamo di tutto. Ecco il suo modo di vedere Dio, i fratelli e le sorelle. Il beato Timoteo ancora una volta ci aiuta a capire non che siamo schiavi, non che dobbiamo qualcosa a Dio, non appunto che ciò che ci salva è sentirci a posto e far di tutto per essere a posto, ma non dimenticare mai che siamo di fronte ad un padre. E la preghiera del patto è la preghiera dei figli verso il padre, di coloro che si sentono proprio figli piccoli, ma si sentono anche a casa, per cui chiedono al padre. E quindi una fede che è la fede proprio dei figli, dei fratelli che si rivolgono allo stesso padre. E poi, un secondo passaggio, quando lui commenta il fatto che noi siamo fragili, che siamo poveri, Maglione ci dice siamo poveri, insufficienti in tutto, ignoranti, incapaci, insomma, qui non ha paura di descrivere molto bene la nostra fragilità durante l'ora. E allora lui, commentando un po' questo passaggio, dice: siamo degli omiciattoli, debolissimi. Cioè, dire omini è ancora poco, omiciattoli, che non si sa se è un po' scorbiati, insomma, cioè c'è qualcosa che non va. Vabbè, debolissimi. E il Signore risponde. E qui Timoteo sottolinea che siamo ignoranti, incapaci, la nostra fede è poca, la nostra forza nella preghiera è debole, lo zelo apostolico è debole, anche Timoteo fa questo piccolo elenco. Ma il Signore prende la parola e dice: no, non mi sono sbagliato, proprio voi ho eletto, proprio voi ho chiamato. Proprio a voi ho dato questa missione, proprio voi ho destinato alla santità. Ma, continua Timoteo, ma con tutti questi difetti? Sì, risponde Gesù. Con tutte queste insufficienze? Sì. Con tutte queste incapacità? Sì. Con tutta questa ignoranza? Sì. Bellissimo questo passaggio, perché non si sa chi è, come dire, più convinto tra i due, se Gesù è più convinto di questo o se Timoteo è più convinto di quello che non va in.